Bentornati in un altro video di domande e risposte. Magari questo approccio così improvvisato non sembra un vero incipit di video, in realtà è il terzo che sto girando in pochi minuti per riuscire a rispondere a una marea di vostre domande. Allora, dove eravamo rimasti? Sentite quest'altra, questa è bellissima. Ciao carissima, sai qualcosa sul riequilibrio quantico? Saresti curiosa? Poi ce n'era un'altra, sempre sulla legge dell'attrazione e sul riequilibrio quantico. Vediamo se ne trovo un'altra. Eccolo qua. Ci parli della legge dell'attrazione, delle tue esperienze personali e come fai a far convivere religione cattolica e questa tua nuova spiritualità? Allora, cose lunghe di cui parlare. Intanto parliamo di legge dell'attrazione. Allora, non ne so poi così tanto, nel senso la sto studiando, ho 5 libri in casa da studiare su questo tema che mi interessa tantissimo e che sento profondamente vero e rispondente a quello che è la mia vita, però la parte tecnica non l'ho ancora affrontata. Alzo un po' le luci perché ho paura che... Ok. E vi leggo però una cosa molto bella che mi ha mandato una di voi per spiegarmi un pochino cosa si intende per legge dell'attrazione. Lei la studiava un po' di più. Si chiama Cornelia, chiamatemi Cornelia, va bene, ti chiamiamo Cornelia, e ha scritto proprio sulla legge dell'attrazione perché lei ne ha studiato di più e devo dire che l'ho letto con molto molto interesse. Lei dice: la legge dell'attrazione, o meglio legge di causa-effetto, e qui ricorda anche un po' il buddismo, è una legge universale, così come lo è la legge di gravità. Perciò non è che esiste o meno o che ci si crede o meno, semplicemente è e perciò agisce, sia che ci si creda o meno, sia che la si conosca o meno, così come se ci si butta dal balcone, ci si schianta sull'asfalto, anche non conoscendo la legge di gravità, cioè è un principio che funziona a prescindere. Non so se ho reso il concetto, ma ci tengo molto a questo argomento. L'ho scoperto in un momento di profonda crisi anni fa e da lì i miei studi, sempre più approfonditi, proseguono. Quindi sono anni che questa amica studia la cosa. Spero risponderai alle domande che ti hanno posto a riguardo. Ci terrei molto a sentire il tuo punto di vista. Perdona mia strafalcione ed errori vari. Sto scrivendo d'impeto. In un secondo di pausa, un abbraccio. Grazie infinite, si è capito benissimo. Abbiamo capito sicuramente dalla tua disamina che è un principio di base che funziona così come funziona la legge di gravità, quando anche uno non voglia credere a livello di fede o di credenze a questa cosa che sta andando anche un po' di moda, no? Di legge dell'attrazione in certi ambienti se ne è cominciato a parlare qualche anno fa e adesso c'è proprio il boom. Allora, personalmente credo molto nella legge dell'attrazione, ho sperimentato nella mia vita, anche quando non ne sapevo niente, che funziona, alla base c'è il desiderare con tutte le forze, il desiderare con tutta la propria volontà, il desiderare contro ogni raziocinio, il visualizzare, il sognare ad occhi aperti una cosa e volerla così tanto da sentirne il sapore. Io personalmente sono sempre stata il tipo di persona che prima di comprare il cavallo si è comprata la sella. Questa è una cosa che amo dire perché non la sapete, non ve l'ho mai detta. Ogni volta che ho desiderato un tipo di lavoro, un tipo di situazione, un tipo di oggetto, compravo prima lo sognavo ovviamente, poi compravo tutto quello che era di contorno e che era alla mia portata a livello magari economico, no? Come investimento, perché me lo faceva assaporare di più. Ancora oggi mi capita durante la meditazione, quando mi concedo i miei minuti di visualizzazione, di visualizzare quello che desidero per il mio futuro e di sentirne la presenza. Esempio, visualizzo la casa dei miei sogni? Io la visualizzo, ma non mi limito a immaginarmela e a dire voglio quella, vorrei quella. Io apro il cancello della casa con le chiavi in mano, io sento il freddo delle chiavi, l'odore del ferro. Io sento l'odore della mia casa quando ci entro, io accendo le luci, io sento il calore del condizionatore d'aria, io sento il cane che abbaia, sento, cioè è proprio un sogno ad occhi aperti, io vivo quello che desidero. Questo credo sia un potente magnete. Quando io ho cominciato a capire che volevo fare la coach, non me ne sono neanche resa conto. Perché? Perché poi ho iniziato a studiare per fare la counselor, quindi non mi sono resa conto che in realtà
era il fare il coach quello che io volevo. Chiaro che poi mi è capitato di poter fare la counselor, la scuola era di mio cognato, è chiaro, ci stai dentro, è più semplice, no? Noi cerchiamo sempre le cose più semplici, la comfort zone. Di fatto io volevo fare la coach, per cui siccome il desiderio di fare la coach era antecedente, perché già quando feci il mio corso di personal branding, self management, vi ricordate? Lì ci fecero lezione delle persone, tra cui anche due coach. Una delle due in particolare mi colpì tantissimo la prima volta che la vidi e dissi: Madonna, vorrei essere come lei, che bello, capito? Proprio mi sono identificata. Lì è partito il desiderio e poi l'ho coltivato e poi sono successe cose che mi hanno portata sempre più vicino alla realizzazione di quel desiderio, anche facendo strade poi non perfettamente centrate, tant'è che poi c'è stato il ripensamento dopo un anno di studi intensi, c'è stato un giro e quindi un giro che mi ha portato anche a rimanere un attimo ferma e dire: adesso cosa faccio? Però desideravo, non ho mai smesso di desiderare e nel giro di poco è arrivata l'occasione che cercavo ed è arrivata nel posto migliore dove io potessi cercarlo, in Accademia della Felicità, che è proprio una scuola che mi rispecchia tantissimo. La master coach Zampone, Francesca, quando mi presentò una volta per uno speech fatto lì, disse: Sabrina rappresenta il DNA della mia scuola. Lei non sa che regalo mi ha fatto dicendo questa frase, ma oggi posso dire veramente che Accademia è il DNA che mi rappresenta, nel senso veramente io mi sento un'allieva di Accademia e mi piacerebbe un giorno poter essere una coach di Accademia, quindi sto nel posto giusto e te ne accorgi perché sei felice, te ne accorgi perché non usciresti mai di lì, te ne accorgi perché quando sei lì dentro sei al tuo posto, sei nel solco, nel tuo, perché studiare non ti pesa, perché afferri tutto, perché tutto è bello, perché ogni cosa, anche quando è difficile, diventa una sfida, però la vuoi superare perché lì è la tua strada, lì tu stai andando, capito? Quindi questa è la mia legge dell'attrazione: desiderio, felicità, gratitudine, come se l'avessi già ottenuto, che poi non è così lontano dalla religione cattolica o cristiana. Perché? Perché Gesù diceva: quando chiedete una cosa, fate conto di averla già ottenuta e la otterrete. Quindi la fede. Se dite a una montagna, cioè se avete fede quanto un granello di senapa, quindi una cosa microscopica, se quella è la misura della fede che tu hai, se è una fede che vale, tu puoi anche dire a quel monte: sradicati e gettati nel mare, ed esso lo farebbe. Queste sono le parole di Gesù. Quindi io le prendo molto sul serio. Quando Gesù pure diceva: in verità voi farete le mie stesse cose anche di più grandi, cioè lui ci stava comunicando: guardate che il divino che è in me è lo stesso divino che è in voi, siamo fratelli, diceva San Paolo, coeredi di Cristo, eredi di Dio, cioè siamo della stessa sostanza di Cristo, e se Cristo è Dio in terra, noi siamo Dio. Quindi non è un'eresia, cioè è proprio una chiusura logica di quello che ha detto Gesù, è proprio un'interpretazione molto logica. Chiaro che ci vuole una fede di base, cioè ci vuole un riconoscersi figli di quello stesso Dio. Come lo concilio quindi questo pensiero che ha tanto del filo buddista, del reincarnazionista se vogliamo, comunque fa parte di una nuova era di filosofie, no? Come lo concilio? Lo concilio perché non ho questa pretesa di appartenere tout court a una religione piuttosto che un'altra, l'ho già detto in un precedente video. Lo concilio perché ci sono delle verità che sono in me scolpite a livello proprio cognitivo anche, cioè le sento verità che non me le smuove nessuno. Ci sono anche cose pratiche di vario tipo, anche della Chiesa Cattolica, nelle quali io non mi riconosco, o magari in cui non credo, riti in cui io non credo, anche sotto forma di sacramenti. So che scomoderò qualcuno, ma ragazzi, io sto parlando di me, è la mia di vita, me ne prendo tutte le mie responsabilità. Ho diritto di vivere come voglio anche la mia religione. E sinceramente quelle le tralascio, però la certezza granitica che c'è un Dio in cielo che è mio padre non me la leva nessuno. Che poi io possa credere o meno che il Dio di cui parlo è uno con la barba, seduto su una nuvola, col libro in mano, la penna, che fa i buoni e i cattivi, magari c'ho un'altra visione, ok, che è mia, ma questo essere superiore, questa entità superiore che mi ama follemente e che permette che il creato giri in un certo modo
per amore e solo per amore, per me quella è una certezza granitica. Lo è stata anche dinanzi al rischio morte di mio figlio, lo sarà sempre. Questo è. Quindi sì all'amore di un padre, padre inteso non come papà, ma anche proprio come entità che governa tutto, che ha creato il tutto. Sì alla legge dell'attrazione, perché lo stesso universo si è creato, diciamo sotto quest'onda di amore e di desiderio che era di Dio, e se noi siamo della sua stessa sostanza, il nostro amare e desiderare non può fare altro che creare. Questo intendo io. Non lo so se mi sono spiegata, spero tanto di sì. Andiamo avanti. Che altro c'è? Luogo che hai visitato che maggiormente ti ha colpita e perché? Ci ho pensato un po' a sta domanda, lo sapete? Perché in realtà io non è che ho visitato così tanti luoghi. Tante città italiane sì, ma molte le ho visitate magari per andare a fare conferenze o per convegni. E ho dovuto fare le corse, cioè ci sono arrivata la sera, ho dormito, la mattina convegno, dopo convegno treno, via, si torna a Roma. Veramente ho visitato le città senza potermele godere. Io per esempio sono stata a Venezia 2 o 3 volte, 2 per dei convegni, cioè manco Piazza San Marco ho visto solo il palazzo dove ho fatto il convegno. La terza volta, grazie al cielo, l'ho visitata in 2 o 3 ore, però conto di riandarci presto, ci voglio riandare perché è una bellissima città, per esempio. E altre città che mi sono rimaste, allora Venezia mi è rimasta sicuramente nel cuore, è una città magica, una città anche spettrale, una città controversa perché ha una sua bellezza, ma c'è anche un suo stridore di malinconia che io percepivo camminando tra quei vicoli, c'era un grido, non lo so, non lo so spiegare, però c'era qualcosa di inquietante, non lo so, però è bella, ci voglio riandare assolutamente. È proprio fa parte della sua bellezza, quell'inquietudine che mi ha comunicato. E poi, vabbè, diciamo Venezia, dai. Venezia, perché poi tutte queste gran città che ho visitato, Milano, Pescara, Ravenna, Brindisi, Lecce, che dire, Rieti, Chiaravette, Viterbo, Latina, Frosinone, queste tutte nostre, sì, Livorno. Siena, ecco, Siena pure è un'altra città che ho nel cuore tantissimo, l'amo proprio tanto. Però pure per motivi legati all'affettività delle persone che ci hanno abitato, che noi frequentavamo, quindi sì, diciamo non c'è ancora la città proprio che mi colpisce. Vorrei andare all'estero e sicuramente vorrei visitare la Svezia, la Nuova Zelanda, la Finlandia, la Cornovaglia. Londra che non ho mai visto, l'America, qualcosa dell'America pure, cioè ci sono tanti viaggi nel cuore che vorrei fare, chi lo sa se ci riuscirò. Boh, vabbè. Forse la città che maggiormente mi ha colpito ancora non l'ho visitata. Rimanendo in tema religioso, salto una domanda, però mi scrivo che quest'altra non l'ho ancora fatta ed è una domanda importantissima. Però questa è fatta, questa è fatta, questa è fatta, questa pure, e adesso facciamo questa e poi 13 minuti, no, c'è tempo. Allora, domanda: agnosticismo di una persona, cattolicesimo molto osservante dell'altra, è possibile sposarsi ed essere felici insieme? Io credo di sì, se si è disposti a qualche compromesso. Che ne pensi? Ma guarda, la realtà della persona non credente accanto a quella credente, io trovo che sia una realtà bellissima e possibile. E anche molto affascinante, anche molto arricchente per entrambi. L'elemento che dei due mi preoccupa di più è l'elemento credente, tutto sommato, perché l'agnostico alla fine non rompe le scatole a nessuno. Ma che gli frega, capito, di quello che fa il praticante? È il praticante che ha l'ansia di dover convertire l'agnostico, semmai. Se il praticante si mette in testa che la pratica serve soprattutto a lui e non deve convertire nessuno, ma qual è il problema? Educazione dei figli? Ma all'agnostico credo che non gli interessi nulla se poi l'altra persona vuole far battezzare il figlio, la cresima, la comunione, i sacramenti. Proprio perché è agnostico e non dà valore a queste cose, probabilmente lascerà molto campo libero. Quindi il credente si metta tranquillo e si goda quello che vuole. Questa è la mia idea, senza grossi compromessi, sinceramente. Poi. Ci sono due domande. Se
semplici ma complesse nello stesso tempo. Allora, libri su come trovare la propria passione, lo scopo della propria vita e come amarsi. Allora, vi consiglio per trovare la propria passione e lo scopo sulla vita Ikigai, che è un libro bellissimo che, se aspettate, vi vado a prendere così lo vedete anche voi. Allora, visto che c'erano, ne ho presi due. Uno è Ikigai, questo libro bellissimo che ho letto, che ho divorato, l'ho comprato il 2 febbraio, ho finito di leggerlo il 10 marzo, me lo sono pure scritta. L'ho comprato a Milano, l'ho compilato perché è un libro molto interattivo, all'interno del quale, come vedete, io ho scritto tantissimo. Dovete compilare dei campi vuoti, perché attraverso tutto un percorso fatto di domande e di esortazione al ricordo, soprattutto quello dell'infanzia, vi porta a far mettere su carta tutto quello che è il vostro piacere nel fare determinate cose piuttosto che altre. Dopodiché, dopo tutte queste pagine, 10.000 test di questo tipo, vi renderete conto che ci sono dei temi ricorrenti. Normalmente questi temi ricorrenti sono il proprio Ikigai, cioè sono i talenti per i quali siamo stati progettati, quelli che esercitandoli ci fanno sentire felici, ci fanno stare bene, non ci stancano mai, normalmente sono utili anche alle persone attorno a noi, normalmente è possibile anche utilizzarli per essere pagati. Quindi questo incrocio meraviglioso tra il proprio talento, quello che siamo bravi a fare, quello che ci piace fare, quello che è utile per altri, quello che potrebbe esserci retribuito, questo quartettino messo insieme ha come fulcro l'ikigai, cioè proprio il seme del nostro talento, la nostra ghianda, direbbe James Hillman. Questo libro è da comprare assolutamente. Per volersi bene, io partirei dalle proprie ferite dell'infanzia, dai propri dolori, dalle proprie sofferenze e di conseguenza dal perdono, dall'amore di sé, dall'autostima, eccetera. Per guarire le proprie ferite e quindi iniziare con i fondamenti dell'autostima, io leggerei Puoi guarire la tua vita di Louise Hay. Louise Hay è morta, purtroppo non c'è più, era una specie di guru, diciamo, una persona molto particolare, una persona che ha fatto tantissimi studi sull'animo umano, sulla psiche e anche sullo spirito delle persone. Dimmi come hai vissuto, ti dirò come guarire. La storia della nostra vita può indicarci la strada verso la guarigione e l'evoluzione personale e spirituale. Lei, per esempio, faceva delle assonanze tra la malattia fisica e la sofferenza, cioè la ferita psichica, e la sofferenza anche come ferita dell'anima, no? E quindi ad ogni organo del corpo, secondo lei, corrispondeva un certo tipo di ferita emotiva. Quindi, guarendo la ferita emotiva, automaticamente c'era una guarigione fisica, ma questo non è nulla di nuovo, perché Gesù a modo suo faceva lo stesso, cioè quando andavano a portargli i malati, Gesù, anziché dirgli soltanto di guarire la malattia, gli diceva ti siano rimessi i tuoi peccati, no? Perché anche Gesù associava molto quello che era la manifestazione fisica di quello che era un disagio dell'anima, no? Quindi alla fine nulla di nuovo, però questo libro è veramente molto molto bello. Io tra l'altro l'ho letto fino a un certo punto, ma devo ancora andare avanti. Vedete, c'è tutta una tabella dove lei voce per voce vi dice quello che fa male e quello che può essere la ferita, tipo, che ne so, angina pectoris, la probabile causa è la convinzione di non essere in grado di farsi valere e di riuscire a essere felici. Un nuovo schema di pensiero che si può adottare: è un mio diritto soddisfare i miei bisogni, chiedo ciò che voglio con amore e facilità. Quindi anche attraverso l'utilizzo del pensiero positivo, della affermazione positiva, si può riuscire a cambiare il proprio stato d'animo e di conseguenza a sconfiggere una malattia o a cambiarne il corso. Ci sono delle bellissime meditazioni guidate di Louise Hay su YouTube, ci sono anche le frasi da ripetere al mattino appena svegli, con la musica sotto, tutte frasi positive, di autoaffermazioni positive. Andate a vedere, perché io questo percorso l'ho fatto un anno fa e vi posso garantire che è stato il mio start di partenza per cominciare poi a cambiare nella mia vita e poi ad abbracciare tutto quello che mi avete visto fare nei mesi e nel tempo, oramai un anno, tra minimalismo, decluttering,
crescita personale, decisioni, distacco dalla fede di un certo tipo, dalla religione di un certo tipo e sviluppo in un'altra maniera, eccetera. Cioè, il mio cambiamento, che ancora non è finito, vi stupiremo con effetti speciali, il mio cambiamento è iniziato anche da questo tipo di situazioni qua. Quindi questi due mi sento di consigliartele. Ovviamente quando ti avvicinerai a cose di questo tipo ti renderai conto che poi non smetterai più di comprare libri di crescita personale. Io di là ne ho circa 50 ancora tutti da leggere, quindi tanti 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 cari auguri. Andiamo avanti, ultimo, quant'è? 20 minuti, ultimo. Consiglieresti qualche video o tecnica per imparare a meditare? Sì, assolutamente sì. Allora, vi consiglio i canali, finché almeno non finirò io i miei studi come insegnante di mindfulness e creerò delle meditazioni guidate mie, vi consiglio di andarvi a vedere le colleghe che sono già avanti con gli studi e con il loro percorso lavorativo. Allora, intanto Alicia's Lifestyle, lei è bravissima anche come insegnante di meditazione mindfulness, ha fatto anche qualche meditazione guidata, fa dei percorsi anche a pagamento per poter diciamo accedere a determinati contenuti. Però se volete qualcosa di gratuito, anche il canale YouTube La Via della Consapevolezza di Nicolò Angeli, mi pare, Nicolò qualcosa, credo Angeli, ci sono delle bellissime meditazioni guidate in italiano che vi permettono di iniziare a familiarizzare col discorso meditazione, che guardate non è semplicissimo, perché comunque quando ci si mette poi ci si distrae tanto, uno si stanca perché vede che non riesce, si spazientisce, si giudica, per cui insomma diventa difficoltoso. Però perseverate, perseverate con tenacia, perché alla fine si riesce, ci si riesce tutti, quindi non abbandonate. Allora, le domande sono non finite, ma le faccio finire io e vi do appuntamento ad un altro ulteriore video. So che questi video vi piacciono molto, per cui se avete altre domande a cui non ho mai risposto, scrivetele qui sotto nei commenti, io prendo come sempre nota e poi man mano ce le togliamo tutte. Ci rimane da fare questa nella prossima puntata, e questa della religione ve l'ho già detta, quindi questa è fatta. Una, due, tre. Tre domande qui, queste abbiamo risposto tutte, per ora tre domande, ma mi stanno arrivando oggi su direct altre domande, quindi credo che smaltirò queste tre insieme ad altre in un prossimo video. Nel frattempo vi saluto, vi do un bacio grande, ci si sente presto, ciao!